Ragazzi, dopo non so quanti anni ci ritroviamo tutti quanti assieme su un salotto, in quel di Napoli, perché siamo alla Fius Caverna con gli Elitz ed oggi... No, non si va più se ciao, adesso... Ah! Ed oggi andremo a fare il gioco di Fabio Caressa senza giacca, che è un gioco a tema sportivo. Infatti, non c'è la giacca te. In teoria bisognerebbe giocare in 4, solo che siamo in 6, quindi ci divideremo in 3 squadre, come state vedendo dagli omini qui sopra. Le squadre saranno Tati e Mister, io e Mirko, Fuse e Dom. Faccio un esempio così è più facile da capire. Squadra di Tati e Mister contro squadra di Dom e Fuse. Uno sostiene la tesi, l'altro sostiene l'antitesi. Spieghiamo cos'è l'antitesi, ragazzi. Vabbè, l'antitesi facciamo prima, secondo me. Dici che sia più facile. Sì, lo vedrete. Sei sicuro? Sì. Non spiego il video. No. Uno deve dire A e l'altro deve dire B, ragazzi. Esattamente. Sì. E poi io e Mirko devo decidere chi ha ragione. Io moderatore, allora. Ok, io faccio il conduttore. Questa è la ruota che bisogna girare. Se esce tipo il colore azzurro, bisognerà scegliere l'argomentazione colore azzurra, cambio numero 3. E niente, molto semplice. Sono 5 turni in totale. Il primo che arriva qui al puntino vince. Vabbè, partiamo così, visto che ci siamo già. Vai. Girare te, Tati? Vai col dito. Gira bene, dai. Oh, che bello. Il grigio. No, questa è una domanda che abbiamo modificato il gioco più semplice, altrimenti veniva troppo lungo, ragazzi. Sì. Quindi, l'argomento è: Pelé non è il migliore perché non ha mai giocato in Europa. Mi, tu scegli chi fa la tesi e chi è l'antitesi. Mister potrebbe avvalorare questa tesi. Loro l'antitesi. Devo dire io devo forte. Dire perché è più forte. Anche esatto. Allora, c'è un minuto di tempo, per l'altro. E la squadra, l'altro team ovviamente non può parlare. Ci siete, ragazzi? Tati, ce l'hai anche te un po' di... Non è che fa tutto mister. Esatto. Vabbè, io provo. 3, 2, 1, via. Allora, io sono del parere che Pelé e Maradona siamo là. Però... Per le cose che ci hanno fatto vedere... E poi, cioè, dicono Europa. Quante cose hai visto di Pelé? Zero. Però ha vinto aspetta, quante cose hai visto di Maradona? Tantissime. Cioè, calcio moderno. Nei video come l'abbiamo visto ha noi. Fatto vincere una squadra che non ha mai vinto nella sua storia. Ha giocato con le squadre europee nel mondiale e l'ha vinto pure il mondiale, quindi non significa niente. Ma parliamo di epoche diverse. Poi la nazionale, molte squadre della nazionale a quell'epoca non erano forti come i club magari. C'è anche da dire che il calcio europeo di quegli anni lì non è il calcio europeo di oggi a livello di gioco, intensità. No, e però le squadre più forti dell'epoca erano comunque forti anche all'epoca, appunto. Cioè, nel senso che un Real Madrid non sarà mai meno forte di una nazionale spagnola ad altissimo livello, secondo me. Ora, esatto, quello sto dicendo. Ma anche agli albori, visto che comunque sono squadre comunque hanno fatto la storia. Cioè, il Real Madrid ha vinto da sempre. Basta. Anto, basta, sono il moderatore, per piacere. Ok. Bravo. Quindi è scaduto il tempo e vi diciamo che Maradona è quello di Pelé. Allora, in teoria avevo iniziato il video in un'altra maniera, però mister si è iniziato a parlare. Però ci sta anche battibeccare nel minuto. Più che altro perché in un minuto, capito? Cioè, effettivamente sì. Beh, no, più che altro dovevi ricordarti, cioè, quello che diceva lui e poi smentirlo. Okay. Però è bello anche così. Più bello così, secondo me. Sì, un confronto. Tati, non ho sentito aprirti bocca comunque, Come faccio? Considerate anche il mio compagno di squadra. Io ti dirò, ho sentito la squadra a mia sinistra partire in quarta subito. Cioè, sono partiti loro, però loro hanno subito... Ah, contraddetto bene. Sì, sì, no, quello sicuramente. È dura questa qua. Secondo me Tatino deve intervenire un po' di più nel gioco, quindi per me, secondo me, di qua, da quest'altra parte, è stata un po' più... Di collaborazione della squadra. Ma se non ho detto niente, quindi non beccherò mai un punto. No. Io, vabbè, dai, sono coerente con quello che dice Mirko. Dico squadra destra. Andiamo. Punto per me. Ma fa un messaggio per te, dai. Ma si ha parlato più mister. Siete stati bravi. Entra un po' più. Ma tu non hai parlato. Ha parlato solo. No. Ha partito lui. Vai, Andre, gira. Oh. Nero, C è conduttore, questa è rosa. Rosa. Forse è rosa? Rosa. Vai. Oh, allora, nessun allenatore sarà mai come il mitico Trapattoni. Voglio far fare la tesi, secondo me, poi mi dici che tu ad Antonio, sì. Casca di Antonio e l'antitesi ai ragazzi. 3, 2, 1, signori, prego.
Che dire, Tati, tu, la storia della Juve tra pattoni, l'allenatore che ha vinto più scudetti in Italia, per me basterebbe solo quello. Ragazzi. Carlo Ancelotti, dico solo un nome. Capito. Carlo Ancelotti. Ma uno che si presenta nella conferenza e parla di strunz, no? Ma di cosa ne cosa parli? Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Appunto, anche nelle defaianze è riuscito a essere iconico. Ma cosa Mazzarri? No, Mirko ha vinto più scudetti della storia d'Italia. Andrea sarà d'accordo con me. Dopo questo abbiamo... Posso dire solo un nome? Pep Guardiola. No, non c'entra nulla. Pep Guardiola. Ragazzi, con Messi, De Bruyne, Haaland. Dov'è la carta? Dai. Ascolta, avete perso, il tuo compagno ha preso Mazzarri. Nessuno ne sarà mai, cioè. Nessuno, capito? No, anche come personaggio, Pep, da dire. Pep Guardiola. Mi ha ricordato degli aneddoti che sono stati simpatici. Top 3 allenatori del mondo. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. E Mourinho. E Mourinho. Tu ti basi la Allora, io ho sentito da parte, da questa parte, insomma, dall'antitesi, solamente nomi. Per dire chi è migliore. Solamente nomi, non che nessuno sarà mai, cioè che nessuno sarà mai migliore di lui. Io ho sentito solo dei nomi, non avete fatto un vero dibattito, ragazzi. Non sono entrati nel dettaglio, come cioè, se dicevi che Ancelotti ha vinto tutte quelle Champions che ha vinto... Esatto, magari già così... Sono d'accordo, quelli intelligenti capiscono. Noi, non conoscendo Pep Guardiola, non conoscendo Ancelotti, loro devono giustificare perché questi personaggi sono migliori. Se non conosci gli allenatori, non giochi neanche a sto gioco. Non conosci un cazzo. Lazzarato, per rispetto per i conduttori e i moderatori, Tati, rispetto. Dimmi tu. No, però mi dica anche la sua, magari sto sbagliando. Vabbè, diciamo magari dicendo già i nomi, sì, sicuramente sono migliori, ok. Però io avrei voluto qualche spiegazione più dettagliata, magari sì, qualche trofeo in più. Effettivamente sono d'accordo. Quindi punto a Tatino e mister. Tati, non so come. Vai Tati. E porco c'è, già. No, c'è il conduttore. Conduttore. Pujol, ve lo ricordate Pujol? Certo. È il difensore più forte di tutti i tempi. Tesi loro e antitesi Harry e Mirko. Vabbè, semplicemente allora, secondo Aspetta me... Aspetta il tempo. Via, partito. Vabbè, Pujol è il miglior centrale che c'è stato al mondo. Perché... Non ci sta credendo neanche lui di quello che sta dicendo. Guardare, è stato un centrale che, se tu prendi la media di tutti i centrali, lui è 30 centimetri, 40 centimetri più basso della media di un normale difensore se centrale. Se tu prendi qualsiasi quello... giocatore italiano, certo, dal 2000 ad oggi, te ne trovi 20 di difensori più forti. Ok, che nella loro bacheca... Aspetta un attimo. Stai parlando dell'altezza, che Fabio Cannavaro vinto un pallone d'oro. Certo, quanto era alto? Benissimo. Però vammi a vedere la bacheca di Fabio Cannavaro e la bacheca di Puyol. Secondo te vale di più delle Champions di un pallone d'oro? Quello è un trofeo contro altri mille che ha vinto Puyol. Sì, allora la Champions League, la Champions League, la Champions League è un trofeo di squadra. Il pallone d'oro è un trofeo individuale. Per me giocatore, stiamo parlando di individualità. Vinta con una competizione che sia il mondiale. Non ho messo la scopa, insomma. Volevo dire una cosa. Allora, caro collega. No, loro hanno detto un giocatore individuale, loro invece che ha vinto di gruppo. Di no, squadra. La partenza di Omo mi è piaciuta. Quello sì. Però secondo me Harry è stato bravo ad andare sul paragone, anche sul fatto di altri difensori, poi uno italiano. Secondo Maldini. Nesta. Cannavaro, no, vinto, sono però più forti di Pujol, dai, sono meno scarsi di Pujol, dai, piacere. Allora, non era facile. Poi da gioco se devo sostenersi. Non era facile difendere questa tesi, obiettivamente, però devo dire che secondo me Harry e Mirko in questo caso. Dai. Andiamo avanti. Tutti pari, tutti a uno. Con la mia tesi avremmo vinto. Cosa vuoi dire? Non lo dico mai, va giù, rimarrete col dubbio, insomma. Ok, allora siamo in situazione di tutti stesso punto, quindi vai, mi spina a te. Contro. Rosa. Attenzione, la rosa. Vediamo. Bella, ci sta questa. Il Ciolito Simeone è il miglior allenatore dell'era moderna. Io farei fare la tesi allora nuovamente, perché voglio vedere un po' l'antitesi da quest'altra parte. Tati, mi raccomando. Allora, 3, 2, 1, via. Oltre ad essere l'allenatore più pagato in questo momento, è un'istituzione per tutti i tifosi dell'Atletico Madrid. Non è solo un allenatore, è più di un allenatore, è l'allenatore. Secondo me ha detto bene Andrea, per l'Atletico Madrid. In quella misura Madrid, perché l'altra squadra non è ragazzi, può giocare. A livello di gioco, non scherziamo. L'Eurogioco è imbarazzante, si chiude in difesa.
Cioè, Guardiola, no, signori, no, calcio moderno. Di gioco, ognuno fa il suo stile di gioco e se con quello porta a casa il risultato come lui ha fatto con le coppe che ha vinto. Ma va benissimo, non può essere il più grande allenatore della storia moderna, dai ragazzi. Stava per vincere. Devi abbinare. Mirando, ragazzi, stava. Lo so, stava, però è quell'Atletico che è paragonabile a Napoli dell'anno scorso. No, Andrea. Ed è un Atletico Madrid comunque che non stiamo parlando dei Galacticos. Comunque devi anche sempre prendere quello che ha come tipo. No, per me, per essere definito il più grande devi abbinare trofei a gran gioco. Però non è grande risultato. Il calcio non è solo. Ma vincono tutti la Champions League con Messi e Ronaldo. Queste parole non le contiamo. Messi e Ronaldo. Messi e Ronaldo. Dai! Overtime! No. Lo sta decidi tu, Harry. Questa è stata combattuta. Ok, ok. Andrea era molto credibile su quello che stava dicendo. Però è molto credibile. Sì. E Mister, sì, ha saputo un attimo contraddire, andando ad analizzare molto le parole. Però... ha parlato solo del City, dati. Stati, esatto. Parlato vabbè, ci ha dato un assist. Gran gioco, il City, gran gioco. Ma poi è intervenuto dicendo anche il discorso se è un modo di giocare se è un modo di giocare che porta risultati effettivamente, cioè, ha senso. Quindi io darei il punto alla mia destra. Io spero che adesso bussi la vicina. In realtà non lo penso, ragazzi. Fino io? Vai. No, così fuori. Omanamu, questo è il gioco. Grigio. Grigio verde. Nella Serie A italiana servono anche arbitri stranieri. Antonio, mi fai la tesi, squadri Antonio. Squadrieri, invece, mi devi dire secondo te il perché non servono arbitri stranieri. Ok. Detto ciò, signori, prego! Vabbè, comunque... Basterebbe dire tutte le cose che sono successe negli ultimi 20 anni e più. Per cui magari gli arbitri, anche se non vogliono, comunque anche se la corruzione si è estinta e questo non lo possiamo dimostrare noi, comunque saremo condizionati, lo dobbiamo dire. Serve andare all'estero per trovare degli arbitri più competenti? Certo. O si può semplicemente tirare su quelli giovani e distruirli meglio? No, perché non si parla tanto di competenza, Harry, ma si parla di non essere condizionato, capito? Dall'ambiente, dalla pressione delle grandi squadre, dall'Italia. Perché secondo te un arbitro straniero comunque se dei tifosi lo insultano? No, perché non capisce la lingua, è già questo per non me. È vero, sì, ma sì, non è il vero. Contesto culturale fa tanto oltre alla preparazione. Se arbitri la partita in Inghilterra e ti gridano bitch, tomare il pallone è un gioco universale e appunto quindi l'arbitro straniero può abitare in sono Italia. D'accordissimo. È uscito questa cosa. Mi perché hai parlato? Vabbè, qui... Mi dispiace, 55 secondi buttati. Ha già spostato? Ha già spostato? Sì, punto loro, secondo me. Ok. 3 secondi per rovinare buttati. Era 55 quando ho iniziato a parlare. I giornali cartacei spariranno nel giro di 10 anni. Tesi a voi e antitesi a loro. 3, 2, 1, via. Vai. Beh, ti confermo la cosa per il semplice fatto che oggi... le nuove generazioni da qui in avanti avranno sempre un cellulare, un qualcosa di digitale. Però c'è scritto 10 anni. Per il parlo di generazioni, infatti. Lo so, però 10 anni, tra 10 anni la ci nostra... sarà comunque, no, il mio padre che comunque ne ha 60 di anni, fra 70 anni comunque ci saranno ancora perché li leggerà ancora. No, non sarà più leggere, no, perché no, non no, però no, vuoi mettere mente, comunque avere un giornale in mano in stazione. Mentre tuo padre sta già iniziando, anzi da un pezzo a usare il cellulare. Per avere un pezzo. Chiamiamo tuo papà, ma glielo chiediamo. Gazzette, corriere, I bambini nascono con l'iPad in mano. No, e la Gazzetta, allora, gli esempi che hai fatto della Gazzetta e il Corriere sono già digitalizzati avendo abbonamenti e quant'altro per però comunque quello rimane. Metti che il Napoli vincerà la Champions League tra 10 anni, ok? Vuoi mettere avere il pezzo di carta della Gazzetta dello Sport incontrato oppure avere lo screen del telefono o avere lo screen del telefono con scritto no. Mi serve il giornale, mi questa è la sentenza di no. Questa è stata la sentenza. Allora, personalmente era molto difficile sostenere l'antitesi molto di questa però, situazione perché no. L'era moderna cioè non comunque va fatto. Ok, quindi ottime le argomentazioni basilari quelle di Om e però, Andrea sui ricordi secondo me hanno toccato gli unici tasti che potevano toccare. L'emozione. Era molto difficile per me, è una verità abbastanza oggettiva, perciò è difficile confutarla con l'antitesi. Non sono stati bravi, secondo me hanno tirato gli argomenti giusti, quindi io darei il punto a Harry e sì. Mirko. Vai.
Vai, mi leggi. Oggigiorno gli allenatori sono anche psicologi e babysitter. Tesi e fate voi. E loro l'antitesi. 3, 2, 1, via. I calciatori di oggi sono tutti bambini. No, semplicemente l'allenatore è un padre oggi. L'allenatore è un padre perché mo tutti pensano ai soldi e quindi bisogna andare nella testa dei giocatori per prima di tutto farli giocare alla grande e non far pensare ai soldi solamente. Ma lo senti dire anche dai giocatori che dicono... Vabbè, i giocatori oggi sono anche aziende e non penso che gli allenatori guadagnino meno dei calciatori, anzi. Certi calci- ci sono anche figure apposta che vengono scelte nelle società. Atletici, c'hanno tutto. Anche psicologi. Psicologi, vedi, non è dice solo, dice anche. Ci sono, perché l'allenatore è la figura principale. Babysitter mi sembra un po' troppo, sinceramente. Babysitter sono alcuni giocatori. Se tu vedi allenatori che vanno in una squadra nuova, a volte la cambiano da così a così. Vabbè, perché essere da un punto padre di vista oggi ti cambia anche la mentalità. No, è la testa invece. Diceva lo psicologo e punto e via. Secondo me ci sono figure adatte, ovviamente deve essere da una parte, però comunque è più sull'aspetto tecnico tattico che incide. Che incide, non lo contare. Ok. Solo esatto. Che. Mi, stavolta tocca a te, prima ho fatto io. A me sincero, mi hanno convinto di più a destra. Ed era comunque particolare. No, sono di sicuro la tua. Oh, io dico... Cioè, alla fine, mister, secondo me se avesse avuto altri 10 secondi in più, perché sul coso della tattica, cioè l'allenatore deve pensare a quello e basta. Più facile la tesi dell'antitesi, che è una cosa abbastanza ovvia. Ma io pensavo di aver facilitato voi, dando la tesi a loro. No, cazzo, dai, sono anche psicologo, come hai detto, sono anche psicologo. Sta cercando di manovrarti. No, vabbè, ormai il punto è dato Mirko, l'ha data voi. Collega, sì! Portiamo avanti. Il nostro omino. Va, nel giallo sul giallo. Allora, signori, here we go. Yellow. Ci farà la tesi Antonio e Tati e l'antitesi Harry e Mirko. Okay. Paolo Maldini è il più forte della storia del Milan. Io devo fare? Tu devi fare l'antitesi. Non è vero, no. Signori, prego. Harry, basta guardarmi. Lo sai anche tu che... Cioè, non puoi contraddirmi, capito? Difensore più forte della storia del mondo. Al Milan. Oltre al Milan. No, giocatore. Avete me... giocatore, non difensore. Giocatore. Al Milan è passato. Tutti i migliori brasiliani. Ronaldinho, Ronaldo il fenomeno, Robinho. Dida è passato. Cafu. Nessuno è equiparabile con Maldini. Maldini è difensore più forte. Figlio di allenatore, poteva italiano. Essere condizionato, ha superato il padre. È passato, sono passati i migliori olandesi. Rijkaard, Van Basten. Allora, Andriy Shevchenko, ucraino. Perché? E perché sono più forti? Ma perché... Ma lo sai! No! E hai già 25 giocatori. Ma vuoi mettere la Seleção o l'Olanda di quei tempi contro Maldini? Chiedi a qualsiasi giocatore cresciuto dopo che ha giocato Maldini della sua generazione, tutti lo prenderanno come modello. Tutti. Secondo me al Milan nella top 11 tutti mettono Maldini. Che vuoi dire? È finita però. Teniamo conto di quello che hai detto. Che vuoi dire in realtà? Che hanno ragione. Non era semplice. Semplice, però, nel senso... Allora, apprezziamo lo sforzo. Allora, sapere il fatto era che era talmente difficile sostenere l'antitesi per Edu, che lo vedevo proprio in difficoltà. Quello è bello. Che mi è piaciuto tanto, sì, perché ha... Quindi? E quindi aspetta, però... il punto lo diamo ad Antonio e Tati. Allora, ci potevi provare, però hai detto la metà dei nomi che non c'entravano più. Dida. E chi? Dida. Sì. Miglior portiere, è stato miglior portiere per tre anni al mondo. Sì, però per me hai detto Rijkaard. Van Basten. Ok, ma Van Basten lo posso prendere. Rijkaard. No, però no, Rijkaard tra i migliori. Perché non è di Harry. Sembrava quasi convinto quando ne parlava. Padre, ora qua. Capitano. Conduttore sceglie. Vai, scegliete voi. Non esistono attaccanti più forti di Robert Lewandowski. Quindi la tesi ce la fa. Harry e Mirko o l'antitesi? Om... Più 3, 2, 1, via. Considerando che il gioco è stato creato probabilmente 3 anni fa e quindi le carte sono aggiornate a quel tempo, è normale che ora vengano su attaccanti più giovani che siano più forti di Robert Lewandowski. Ma ricordo che sono tolto anche un pallone. La domanda d'oro. È che se costruisci una squadra ad oggi e devi avere un giocatore di esperienza in attacco, chi prendi? Per me è Robert Lewandowski. D'esperienza. Non lo prendi. Ti parlo di esperienza, d'esperienza. Ad oggi si prende Robert Lewandowski. Se tu mi metti una deadline temporale a 3 anni fa, io ti tiro fuori 60.000 nomi da Ronaldo il fenomeno. 30 anni fa. 3 anni fa. Il gioco è stato fatto 3 anni fa, quindi ci sono stati giocatori nettamente più forti di Robert Lewandowski. Ma la carta non esiste attaccanti più forti di Lewandowski al momento che giocano, non è un R9, che Zlatan cazzo c'è? Ibrahimovic?
Tre anni fa Ibra. Ronaldo al Manchester United. Messi. Messi al PSG. All'Aland. Scherziamo. Un po' in difficoltà qua. Però loro comunque, al di là di tutto, secondo me si sono difesi bene. Loro poi si sono incespicati perché volevano cercare il giocatore più forte. Beh, era difficile anche questo, anche in questo caso era difficile sostenere l'Angelo. Non si sono giustificati su cose che ha fatto Lewandowski comunque. No, quello no. Sì, ho detto il pallone d'oro. Che non ha vinto. Che doveva vincere. Ingiustamente. R9 l'ha fatto con Vabbè, Steve, non stiamo giocando più. Punto Harry e Mirko, vai! Stiamo giocando più. Mancano gli ultimi uno e due. No, c'è anche la fine. La finale 3 contro 3. Vado! Rosa! L'Italia del 2006 non meritava di vincere. I mondiali. Tesi di qua? Quanto? Sì. E antitesi di qua. 3, 2, 1, via. Signori, già quel rigore contro l'Australia, già se non lo dai, col VAR, già nell'era del VAR l'Italia non avrebbe vinto il mondiale. Già solo quello. Nell'era dell' intanto, parliamo delle cose successe nel appunto, tempo. Appunto, è successo che non era rigore. Cose concrete. No, è successo che è stato con dato la rigore. Francia, se non avessero espulso Zidane, chi avrebbe vinto la finale? Beh, se fosse arrivato uno steroide o una materia. Qua parliamo di meriti, altrimenti non l'avrebbero fatta. Appunto, siccome l'ha vinto il mondiale non si può tornare indietro. Però se dobbiamo entrare nel dettaglio delle cose, diciamo, l'Italia non è che giocava, non aveva tantissimi giocatori, ha vinto di gruppo, molta fortuna, rigore con l'Australia. È gruppo misto. È gruppo fortuna. E anche fortuna sicuramente. Per me non avrebbe merito. La Francia è uno squadrone. C'è il gruppo. Poi rigore in lotteria, c'è la forza di una nazione. Che all'epoca. E ricordiamo. Era tutta unita. Abbiamo ora, giocato contro la tutta Germania. Tutta unita con Calciopoli. Abbiamo giocato contro la Germania, abbiamo vinto. Abbiamo giocato. Appunto, proprio dopo Calciopoli. Francia senza Materazzi. Senza la scena di Materazzi non avrebbe mai vinto l'Italia. Una bella combattuta. A me ha colpito una cosa, anzi due, che ha detto Mister. La prima è quella del VAR, la seconda Calciopoli. Fatto di Calciopoli. Vabbè, Calciopoli però ha rafforzato che con una testa messa male sì, si è vinto, è vero, che è difficile. È col VAR sì, ma però è più per un discorso di Lega che dei giocatori stessi. Beh, in realtà la Juventus è andata in Serie B, c'era Camoranesi. No, perché tipo ha detto un paese unito, in realtà non era unito, però ah, vabbè, dopo il gruppo là, sì, è diverso. Ma la nazionale è nazionale. Vabbè. La parte di mister, difende. Il calcio è gruppo. È difficile. È difficile scegliere. Cioè, è palese la cosa. Cioè, io avrei dato il punto lui, però lui è stato bravo, molto bravo a difendere. Cioè, per il gioco avrei dato lui. Però per come la penso io. Tu devi vedere il gioco, come abbiamo detto prima, capito? A chi daresti il punto? Io a loro. Godo! Perché sono stati bravi a difendersi su una cosa abbastanza. Mister è stato bravo. Bravo, anche Dario è stato bravo a. Cos'è? A occupare la sede. Verde. Sta cambiando forma, sta cambiando. Signori, here we go. Azzurro. Allora, la tesi, chi la farà? Scegli tu. La fanno Mister e Tati, la tesi. Ok. Il basket è più divertente della pallavolo. Detto ciò. Noi cosa dobbiamo fare? L'antitesi? Via! Vabbè, il basket. Sì, vabbè, lo sport più dopo il calcio è lo sport più seguito al mondo, dove girano, basta unire le cose, dove girano più soldi, la vuol dire che è lo sport più attrattivo. Calcio, basket, signori. Poi, campioni assoluti conosciuti in tutto il mondo. A me diverte, sinceramente, molto di più vedere la palla a volo. Quante partite aspetta. Quante partite di basket hai visto in vita tua? Tante. Io pure, perché facevo le schedine. Tantissime. Di pallavolo? E tu? Di pallavolo? Di pallavolo? Esclusi i match in palestra, no, quando andavi a scuola. L'Italia di pallavolo si guarda male. La nazionale, anche di basket ho visto io la nazionale. Io mi divertivo di più all'Olimpiadi che a vedere l'Olimpiadi della pallavolo che basket. No, l'Olimpiadi anche il basket. Pallavolo cioè, secondo me è molto più. Dimmi i nomi di tre pallavolisti. E Bonu, Zaitsev. Pallavolisti. Zaitsev. Vabbè, perché non posso dire le ragazze? Io guardo tutte le ragazze comunque. Il terzo Evonu, e ti dico, ce l'ho. Già. Non ha detto, non è arrivato a tre. Non è arrivato a tre. Vabbè, dimmi quei tre. Allora, non è arrivato a tre. Finito il tempo. Diciamo che voi non siete stati credibili dall'inizio. Cioè, tu mi hai detto, non è giustificato. Tu mi hai detto, la pallavolo è più bella del basket, ma non è giustificato. Salutiamo la nazionale pallavolo. Antonio ha giustificato il perché. Sì, è proprio facile. No, ma era difficile. Vabbè, no, attenendosi comunque al gioco, loro non hanno proprio giustificato il perché. Tocca a noi contro di voi. Vai.
Girriamo! Che colore è qua? Grigio, grigio. Messi, Suarez, Neymar è stato il tridente più forte di sempre. Vero. Io farei fare... Vero. La loro la tesi. Ok. Però, l'anticalcio. 3, 2, 1. Harry, tu prima hai detto che il trio del Milan era il più forte della storia, il trio olandese. Quindi non ti puoi contraddire adesso. No. Appunto. Finito. No. Finito. No. No, dai. Allora, Ronaldo Messi. Trovami una squadra che nel campionato con quella squadra lì vinceva le partite, ogni partita in casa 5-6-0. Trovamela. Sì, bravo, hai parlato di squadra, ne mancano 8 che non hai citato. Ma perché c'erano quei 3 avanti, altrimenti quanto cazzo li facevano? E quando ci arriva la palla avanti 5-6-0 sono 8. E quante bollette che ho preso oggi in quell'anno? Sì, sono i prime. MSN sono i prime di tutti quei 3 giocatori che erano lì. Ditemi un tiro più forte di questo. Vai. Marega, Maradona o Giordano. Anto? Non si può influenzare. Noi possiamo anche finire qua. Ma secondo? Vai, ma vuole si contraddetto all'inizio. Basta. Anto? Ma chi si è contraddetto all'inizio? Ha parlato per 40 secondi. Tanti. Beh, comunque loro sono difesi bene. Ma partivano da porta. Ma hai parlato solo questo noi. Non ha capito un cazzo di come funziona il gioco. Beh, devono difendersi sulle loro tesi. Attenzione. Ma senti, ma hai capito del gioco come funziona? Ma se non l'ha capito Marco Anto, secondo te? Ma secondo me Andrea è stato bravo a dire quella cosa. Sì, che l'ha contraddetto subito. Però... Oh. È stato bravo ad appiarsi a quella cosa, per il punto a loro. No, no, collega. Attenzione, qua adesso... possono vincere. Blues. I social network hanno fatto la fortuna degli sportivi. Voi tesi e voi antitesi. 3, 2, 1, via. Basta dire quello che guadagna Ronaldo solo con un post. Con Instagram, con proprio il suo brand. Massima resa col minimo sforzo. Hanno amplificato le aziende, milioni di follower. Ronaldo, beh, diciamo Messi. Che per... quella è una conseguenza di quello che in realtà lui sta facendo, quindi la sua fortuna non sono stati i social network. Ma sui piedi. Ma no, sì, tutto quello che sta facendo, tutto quello che ha fatto, certo, in campo. Ma è amplificata però. Ma senza social non guadagnerebbe. Vai a parlare con un giocatore di 30-40 anni fa, okay, e fai la media. Fallo stare sul divano per 15 anni di carriera. Che cosa fa? Fa le live su TikTok guardando gli altri. Ora lo potrà fare a fine carriera grazie ai social network. Anche Twitch, come fanno prima i giocatori, sai, andavano a fare i rappresentanti. No, pure alle porte con i folletti nel 1980, perché non sapevano che cacchio fare dopo la carriera. Ora, Ronaldinho ora è ancora famosissimo grazie ai social network. La loro fortuna TikTok. Se la sono creata sicuramente, ma i social grazie. Network li hanno determinato. I loro piedi, non altro. Boom! Ha detto sicuramente in quello che ho detto. Però ho detto poi si va alto. Questo è decisiva. Allora, considerando che c'è una squadra di questi tre qua che ha giocato esclusivamente a una persona. Ma non è vero! L'ha meritato. Per è come dare il FIFA the best migliore al mondo a Messi quando ha vinto il mondiale prima ancora delle votazioni. Devo dire che il punto va alla squadra. Sì. Alla mia sinistra. Sì! Sì! Vabbè, dai. Vabbè, come l'Italia prima a noi, non era facile andare contro il nostro paese. Ragazzi, il video finisce qua, ha vinto la squadra verde. Bravo, dai. Di mister, e mister. Ovviamente comunque anche la squadra seconda, noi siamo terzi. A tutti, completamente. Fatemi sapere se volete vedere altri episodi con altri influencer che magari si scannano anche di più, quelli proprio quelli accesi, quelli ignoranti sul tema calcio. Sì, una bella idea. Mi raccomando, un bel mi piace, passate al canale di Quazzaroli che trovate qui sotto in descrizione e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao! Bella ragazzi! Ciao!